Ciao, ciao ragazzi, è vero, dovevo fare 5 minuti di video, ne ho fatti 13. Io di solito non faccio mai le messe come fa qualcuno tutti i giorni, ma mi sono fatto prendere dalla passione, dall'amore che ho per l'Inter, dalla mano, perché ho bisogno di parlare di calcio quotidianamente, tutti i giorni. La notte sogno le formazioni dell'Inter. Molti mi scrivono: Giuse, ci stanno prendendo per il culo. È una mancanza di rispetto verso una delle prime tifoserie d'Europa e la prima in assoluto in Italia. Hanno speso tutti, Giuse, tanto. Questo vuol dire fino a un certo punto che tutti abbiano speso tanto. Questo non vuol dire, come non vuol dire il fatto di riconfermare tutta la rosa, perché altrimenti mi tocca fare un paragone. Scusate. Mi tocca fare un paragone poco simpatico, come diceva Moratti, nel 2010 hai riconfermato tutti e l'hai preso nel di dietro, quindi non vuol dire nulla che hai riconfermato tutti. E ci mancava anche che tu non avessi riconfermato tutti, cioè dove volevi andare se non riconfermavi almeno questa squadra? Ma adagiarsi è sbagliato. Noi siamo i campioni, devono venire quell'altro. È come quello super allenato che dice: io sono super allenato, per un po' non mi alleno più, allenatevi voi. No, no, non devi smettere mai di allenarti. Non devi smettere mai, non devi smettere. Te dici: Giuse, ma non si poteva spendere. Sono d'accordo, ma io infatti ti ho detto che io sono felice, sono contento dell'Inter, perché l'Inter è salva, l'Inter è viva, cosa non sarebbe successa con Zang. Fidati di quello che ti dico. Il comunicato è stato sottovalutato, quel comunicato fa capire la follia di quel personaggio. Questo mercato, mi hanno scritto, Giuse, è una mancanza di rispetto per una squadra blasonata come l'Inter, che dopo la seconda stella almeno un colpo ci voleva. Sono d'accordo, ma Oktria ha comunque preso in mano una gestione a livello finanziario vergognosa, la sta attenzionando molto la gestione finanziaria. E hanno dovuto mettere subito 130 milioni. E quindi non vuol dire nulla, ha riconfermato la rosa. Io sono contento, ci mancherebbe, perché eravamo abituati a vedere partire due o tre giocatori, ma tolto il giochino dei parametri zero. E soprattutto, e tolti i pagherò, siamo andati in difficoltà, non siamo riusciti a vendere nessuno. Bisognerebbe attenzionare un attimino anche l'operato della dirigenza, a mio avviso, no? E smettere di fare complimenti a prescindere. Io lavoro, sono misurato tutti i giorni da chi mi paga. Voi lavorate, lo sapete benissimo, siete misurati tutti i giorni sugli obiettivi, sui risultati che portate, è la vita. Hanno riconfermato tutta la rosa. Ma, è vero, sono contento, ma deve essere la normalità riconfermare tutta la rosa. Cosa volevi fare? Volevi anche smantellare? Hai riconfermato tutta la rosa. Ma l'Inter dipende da un gioco corale che a sua volta dipende da 5-6 giocatori, di cui 2 o 3 hanno 36 anni. Dove sono Giuse secondo te le pecche? Le pecche sono in difesa, soprattutto, che io te lo dico, se disgraziatamente per i più scaramantici si toccassero gioielli di famiglia, se a questa squadra togli Acerbi, a livello difensivo perdi un 40%. E lo hai visto l'anno scorso l'Atletico Madrid al ritorno con De Vrij, perché De Vrij con le squadre a un baricentro alto dura fatica. De Vrij era un ottimo difensore, a me piace, l'ho sempre detto, ma De Vrij il suo meglio l'ha dato con Conte in una difesa bassa con i braccetti che sono dei difensori aggiunti, non con dei braccetti come i nostri si spingono in avanti e che sono delle fonti di gioco. Quindi manca un centrale difensivo come il pane e secondo me, ripeto, ringrazio Cri e io sono contento. Quest'anno non ho nulla da dire, venga quello che venga. Ma incominciare la stagione con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per Acerbi, che non avevo quando è arrivato all'Inter, e non ho problemi a dirlo. Incominciare la stagione con un ragazzo di 37 anni operato di pubalgia e non che si è tolto il dente del giudizio, con 5 competizioni è una vergogna. È una vergogna per una squadra da blasone dell'Inter incominciare una stagione con l'unico difensore centrale di 37 anni. E a questo ragazzo bisogna dargli davvero il siero del soldato, perché se si fa male a Acerbi, te lo dice Giuse, noi dietro siamo finiti. Almeno di clamorose non lo so cosa. Perché Acerbi,
tiene tutta la difesa. Lo stesso Bastoni, che è un fuoriclasse secondo me, ma a livello difensivo tutti gli anni c'ha quei 2-3 mesi di blackout, e questo non lo dico io, cari ragazzi, questo lo dice il campo. Bastoni, che è un fuoriclasse, io lo vorrei in qualsiasi, cioè io lo vorrei sempre nella mia squadra un nome Bastoni, ma Bastoni c'ha quell'appannamento difensivo tutti gli anni e dura dai 2 ai 3 mesi. Quindi difesa, e lo abbiamo visto l'anno scorso, se si fa male a Shelby sei finito, perché non ce n'è uno che sappia marcare l'uomo come fa lui. Centrocampo, centrocampo a me Zielinski, ve l'ho detto, molti di voi lo dipingono come un fuoriclasse. Zielinski è un trequartista tipico del 3-5-2 di Inzaghi, dove deve fare la doppia fase, la mezzala. Io sinceramente non lo vedo, secondo me ha dei problemi anche di corsa, e per come la vedo io ha dei problemi fisici. L'ho osservato all'Europeo, non mi è piaciuto per nulla. Sicuramente è uno che la palla la sa giocare, è uno forte, è uno che ti può dare una mano, ma ci mancherebbe. Ma anche rispetto a Klassen, che è venuto a Milano solo per farsi crescere i capelli, anche io ti posso dare una mano. Zielinski secondo me può aiutarci tanto in quelle partite da sbloccare negli ultimi 20-30 minuti, ma dietro le punte. Non lo vedo né mezz'ala doppia fase, perché non ha né la corsa né la resistenza, e ti do la verità, lo vedo molto poco anche play al posto di Çalhanoğlu. L'unica certezza a centrocampo secondo me è Frattesi, che però in fase difensiva deve migliorare, perché Frattesi è molto forte da centrocampo in giù con gli inserimenti. Tra l'altro il signor Çalhanoğlu serve un cotitolare a centrocampo serve un cotitolare, perché Çalhanoğlu le sue meglio prestazioni le offre sempre quando c'è Mkhitaryan, facci caso, e lo stesso Mkhitaryan è insostituibile. Ci sono due giocatori a centrocampo che sono insostituibili, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, e in panchina nessuno è in grado di arrivare a un 50% del loro livello. Dimmi quello che ti pare, ma è così. In panchina non c'è nessuno che arriva a un livello del 50-60% livello di performance, né di Çalhanoğlu e né di Mkhitaryan. Mkhitaryan poi a livello tattico è un mostro, fa la doppia fase, crea gioco, è una fonte di gioco, fa giocare bene Çalhanoğlu. Il problema è che ha 35 anni. Il ruolo del play è un ruolo massacrante, andiamo a Çalha, è un ruolo devastante dove te non puoi mai staccare la spina. Ricordatevi il crollo di Brozovic a livello atletico dai 31 anni in poi. Quello è un ruolo che ti massacra, non puoi fare 70 partite. Ma Çalhanoğlu, chi ci metti al posto di Çalhanoğlu? Chi ci metti? Dimmelo te. Chi ci metti? Vogliamo spaccare il capello in quattro? Spacchiamo il capello in quattro e scrivetemi nei commenti. Chi metti al posto di Çalhanoğlu? Forza, dimmelo. Chi metti al posto di Mkhitaryan? Frattesi, no, Frattesi non ci può stare. Non fa quello e fa Mkhitaryan. Perché secondo te Inzaghi lo fa giocare anche con la febbre Mkhitaryan? Perché le due mezzali, le 3-5-2, devono avere determinate caratteristiche. Barella le rispecchia e Mkhitaryan le rispetta. Ma in panchina non c'è nessuno, né che rispecchia tra un po' le caratteristiche di Barella, né quelle rispecchia di Mkhitaryan. Forse Frattesi può essere un ottimo sostituto di Barella, ma a sinistra su Mkhitaryan c'è il vuoto. Perché anche Barella, che è un grande, che è un grandissimo Barellino, se lo metti a sinistra dura fatica, non rende come a destra. Anche in nazionale fu spostato a sinistra, non ha reso agli europei, anche agli europei prima lui deve giocare lì. L'attacco, vogliamo parlare dell'attacco. A mio avviso non c'è nessuno che riesce a garantire le performance, o che si avvicina a garantire le performance dei 90 minuti come quei due davanti, perché anche lì speriamo che quei due, anche a loro, siero del soldato anche alla Tula, perché se uno dei due manca, secondo me, per come la vedo io, sono cazzi amari, perché non hai uno che ti salta l'uomo, che ti crea superiorità numerica, sei costretto sempre a viaggiare a ritmi altissimi. Questo non vuol dire che dobbiamo aver paura o che vincerà chi ha speso di più. No, non sto dicendo questo. Io dico solo di avere rispetto dell'avversario. Io, oltre al calcio, per qualche anno ho fatto anche uno sport di combattimento ed ho imparato ancora di più ad avere rispetto dell'avversario, che quando giocavo, soprattutto nelle giovanili di un certo livello, era un po' spaccone. Giuse 10 perché? Perché era prima esisteva il trequartista 30 anni fa.
ora è morto, il ruolo non c'è più. Per quello mi chiamo Giuse Di, era un trequartista bravo, bravino con la palla. Non ho mai rispettato l'avversario, ma è sbagliatissimo, perché poi ci rimane male. Anche davanti, secondo me, siamo messi malissimo. Perché se si fa male uno dei due sono cazzi. Anche lì c'è la riprova dell'anno scorso, Inter-Atletico Madrid. L'Inter fa una partita da lacrime, da, veramente, io ho goduto veder giocare l'Inter contro l'Atletico Madrid il primo tempo a San Siro l'anno scorso. È stata una goduria. L'Inter ha asfaltato l'Atletico Madrid. 6 occasioni da gol. Il problema è che Margheritoni, che è Arnautovic, ti butta una palla nel fiume, una... un altro fece un tiro, ruppe un finestrino di un appunto parcheggiata in zona Baggio. Ma di cosa ragioniamo? Lì se hai un attaccante forte finisci il primo tempo 2-0. Ma di cosa ragioni? Di cosa ragioni? Vogliamo andare sulla fascia poi? Oltre Dumfries chi c'è? Me lo dici chi c'è? Io metterei Bissek quinto. Per me Bissek può diventare un grande quinto, perché Bissek è tutto lì fuori con difensore, per come vedo il calcio io. Perché per marcare l'uomo, l'abbiamo visto purtroppo nella partita contro il Genoa, a parte il rigore, gli manca il posizionamento e la concentrazione. Perché lui è spesso fuori posizione, non legge le marcature preventive e gli manca soprattutto l'essere concentrato. Perché te in area con la mano larga non ci devi stare, quella non è stanchezza, è concentrazione, perché altrimenti al 95esimo i difensori farebbero 3 rigori a partita e non funziona così. L'hai mai visto Samuel al 95esimo e cominciare a fare i rigori? Quello è un discorso di concentrazione, esperienza, concentrazione, posizionamento, marcature preventive. Le marcature preventive l'unico è Acerbi che le sa fare, che le leggi, che sa domandare prima. Vedi finale di Champions con Holland. Sulla fascia c'è Dumfries. Dopo mi dici chi c'è? Chi c'è? Dove cazzo è questa grande rosa? Questi sono dei ragazzi, secondo me, che hanno overperformato. Sono dei ragazzi che io veramente gli stringerei a tutta la mano, ma li supporterò sempre questi ragazzi, perché sono dei grandi. Questo è un gruppo, forse il miglior gruppo degli ultimi 20 anni. Ma il problema è che l'età la va avanti e siamo sguarniti in tanti ruoli, quindi o rifanno il miracolo dell'anno scorso, e io ad ogni vittoria quest'anno esulterò il triplo rispetto all'anno scorso, il triplo, perché questi ragazzi dovranno farsi un culo così. Sono 70 partite, di cosa ragioni? Ma abbiamo tenuto la stessa rosa, perché nel 2010 hai tenuto una rosa che aveva dato 20 punti in campionato e che ha fatto il triplete. Come è andata a finire poi? Che cazzo vuol dire? Noi siamo l'Inter, non il pizzichettone. Cosa volevi fare? Ci volevamo abituare a Zang che smantellava la squadra tutti gli anni. Il giochino poi finisce. Parametri zero, smantelli, copri quello, e finisce il giochino. Servono i quattrini, quindi c'è Octri, sta facendo pulizia. Criticare Octri secondo me è da scellerati. Octri non c'entra nulla. Octri ha dichiarato ufficialmente che non voleva l'Inter, che non la voleva gestire. Octri si è ritrovata l'Inter perché non gli hanno restituito i soldi, ma l'avrebbe fatto tutto all'infuori di gestire l'Inter. Ma noi, se scorporiamo la nostra rosa, mancano giocatori un po' in tutti i reparti. Ma il reparto più preoccupante è la difesa, perché te lo ripeto, senza Acerbi noi dietro siamo messi male e dipendiamo da un ragazzo di 37 anni. Quindi di che cazzo ragioni? Di cosa ragioni? La vuoi far passare per la rosa del Real? In tutto apposta, di che cazzo ragionate voi? Ma chi pensate, cioè, ma chi pensate di prendere in giro? Sparando i fuochi d'artificio per il mercato, ma poi quale mercato? Quale mercato? Dov'è il mercato? Dov'è il mercato? Dov'è l'attaccante? Dov'è il centrale difensivo che giochiamo 1,36? Dov'è quello sulla fascia? Il centrocampista che può, un centrocampista forte che può dare una mano al posto di Mkhitaryan, di Çalhanoğlu, dov'è? Chi sarebbe? Spiegamelo. Zielinski a calcio sa giocare, ma viene da 2 anni disastrosi, dove ha giocato pochissimo a Napoli, fuori dalla lista Champions, te mi dici Giuse, ma ha litigato De Laurentiis. Quindi i giocatori litigano e vengono messi in tribuna o in panchina. Io Zielinski l'ho visto all'Europeo, sa giocare a calcio, è fortissimo, te l'ho detto, io Zielinski lo vedo dietro le punte nell'ultima mezz'ora, per dare una mano, punizioni, assist,
È un trequartista, un centrocampista avanzato. Dove lo metti a fare la mezzala? Deve fare 15 km a partita. Non ce la fa Zielinski. Non ha quella forza, non ha quella forza, non ha quella resistenza. Infatti, voglio aprire. Sono curioso di vedere Inzaghi dove lo metti. Bisogna dire la verità. Questa è una rosa piena di buchi, con dei grandi uomini, con dei grandi giocatori, ma o rifanno il miracolo dell'anno scorso, ma dire che hanno riconfermato la rosa, cioè ma noi siamo l'Inter, dire che è stata riconfermata tutta la rosa, da un lato è un giusto merito che va dato a Autry, ma dall'altro è offensivo verso i tifosi dell'Inter, verso il blasone di questa società e verso la storia di questa società. Cosa volevi fare? Volevi smantellare tutto? Volevi mettere la primavera in campionato? Cosa volevi fare? Ma il mercato? Quale mercato? Mercato, l'ho già spiegato, mancano giocatori di qua, mancano giocatori di là, e il campo l'anno scorso l'ha già detto. Quindi te avevi avuto già i campanelli d'allarme, ma quest'anno sono fatti 20.000 nuovi, il centrale non è arrivato, la punta non è arrivata, ma Marotta prende Chiesa a zero, l'ho visto ma ha preso Chiesa a zero. Poi manca uno sulla fascia al posto di Nafis e manca un centrocampista titolare. Te lo ripeto, manca un centrocampista che possa sostituire Çalhanoğlu e Mkhitaryan, e purtroppo non è Zielinski, te lo dico subito. Ciao Inter.